In compagnia di Gio Di Sarno, è una cantautrice, le chiediamo così, tanto per iniziare, per rompere il ghiaccio, come l'arte, la canzone in questo caso, combatte la violenza di genere. Beh, sarebbe bello se fosse così, uno tenta, nel senso che spesso si fanno spettacoli che affrontano queste tematiche con l'augurio, con la speranza che in un ambiente diverso dalla vita quotidiana, dalla strada, quindi in un teatro, seduti dove magari c'è più concentrazione, possono arrivare dei messaggi. Sicuramente i messaggi devono partire principalmente dalle famiglie, dalle case. Io credo e non credo alle istituzioni, credo tanto proprio alla famiglia, comunque al nucleo che ci sta più vicino. E il compito importante che abbiamo noi donne di educare i figli maschi, su questo sono fermamente d'accordo, perché io sono quarta di cinque figli, tre maschi e due femmine, con dei genitori con una cultura proprio vecchia, si può proprio dire vecchia, come se io fossi nata 100 anni fa, e a casa mia ha sempre regnato questo. E proprio domenica scorsa ho avuto una discussione con mia madre, che nonostante oramai c'è tante nipoti femmine, figlie grandi, cerchiamo di farle capire, ma lei quando parla parla sempre in difesa del maschio. E invece questo è proprio sbagliato, e meno male che noi, diciamo della generazione nuova, l'abbiamo capito. E devo dire anche ai miei fratelli, nonostante mia mamma sia una maschilista, sono tutti e tre bravi mariti, bravi padri, no? Che non è sempre facile, per parlare proprio delle cose che io conosco, perché a me piace parlare di quello che conosco, perché poi a casa degli altri non si sa, a scuola si fa tanto, io avendo due figli adolescenti lo so, no? Almeno nelle scuole dove vanno i miei figli fanno tanto, però la scuola da sola non basta e la famiglia da sola non basta, e a volte anche tra amici, no? Se hai la fortuna di trovare gli amici che te lo fanno capire, oppure di avere una sorella, parlo nel caso dei miei figli, no? Sorella e fratello, riescono a capire sia i problemi delle femminucce che dei maschietti, perché è vero che a volte la violenza è anche al contrario, per carità, ma è una minima cosa rispetto a quello che purtroppo succede a noi donne sotto ogni aspetto, e non solo la violenza fisica e sessuale, proprio la violenza psicologica nei posti di lavoro. È un argomento molto 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 importante, e c'è ancora tantissimo da fare. Sì, il discorso è culturale, però tu in qualche modo hai adombrato una certa responsabilità delle donne nella trasmissione della violenza familiare, quindi nella difesa degli uomini, e io aggiungerei certe volte anche nel consigliare a figlie, mogli, sorelle: lascia perdere, non ti far trovare, fatti trovare che dormi quando viene, quando è ubriaco, non dire niente, lascia perdere, eccetera, eccetera. Ecco, esiste questo anche. Questo esiste, per esempio, sempre per parlare di cose che conosco, dicendo a mia madre di alcune cose, sì, mie personali o di amiche vicine, lei mi ha risposto: le donne oggi non hanno pazienza. Perché secondo lei a certe cose bisogna rispondere con la pazienza. Ma tu non puoi avere pazienza se un uomo ti tratta male, perché poi non tratta male solo te, tratta male te, tratta male tua figlia che ti guarda, tratta male tuo figlio che capisce che quello che fa il padre, o il compagno della madre, il fidanzato, un amico, e quello si fa. E uno cresce e non se ne accorge. Come poi abbiamo, come ci piacciono poi i capelli, no? A noi piacciono le cose che vediamo fare agli altri per moda, così succede che un ragazzino, vedendo fare delle cose in casa, fuori casa, che vanno, e certo, il bullo, perché poi il bullo che adesso va tanto di moda, dire il bullo che c'è sempre stato, è chiaro che ci sono più bulli, i pochi sani tra virgolette si fanno comunque condizionare, perché se non sono anche loro bulli, diventano quelli deboli, quelli che non hanno carattere, no? Però il bullo preso da solo, c'è la canzone, per tornare alla mia professione, c'è Gli uomini di Mia Martini, no? Che dice: gli uomini, l'uomo quando è solo ha più paura, in gruppo è più cattivo, cioè i maschi soprattutto, anche le femmine, ripeto, io dico i maschi perché purtroppo i numeri parlano chiaro,
un giorno sì, un giorno no, succede qualcosa di irreparabile. Quindi quando i maschi sono insieme si sentono più forti. Ma voi provate a prendere un bullo dal mazzo e parlateci. Giodi Sarno, dove possiamo ascoltarti, vederti, leggerti e così via? Beh, domani sera sono al Brancaccio, ma quando andrà al servizio non è mai andata. Facciamo in tempo, quindi per chi volesse venire. E poi vabbè, io scrivo sull'Opinione, ho questa rubrica teatrale, si chiama L'altro teatro, quindi chi mi vuole leggere può andare a cliccare sull'Opinione, L'altro teatro, Giodi Sarno, faccio recensioni teatrali e sto preparando uno spettacolo per l'anno prossimo, quindi a breve, sul sequel di Filumena Marturana. Che fine ha fatto Filumena Marturana dopo la fine della commedia di Edoardo? E quindi è una cosa che mi prende molto, un bel progetto di Antonello De Rosa, un regista molto bravo e molto attento al sociale. E proprio la settimana scorsa sono stata al carcere di Eboli, ho fatto uno spettacolo tratto dalle Cinque Rose di Jennifer Di Ruccello, uno spettacolo meraviglioso, una sua rivisitazione e, proprio sul sociale, sulla solitudine delle persone, in quel caso un travestito, ma possiamo dire di una persona sensibile, fragile, no? E un po' emarginata, che quello può essere chiunque, molto molto bello, e quindi sono contenta di poter mettere queste due passioni assieme, quindi sia il teatro, la canzone e la solidarietà, tra virgolette, o comunque l'aiuto a pensare a persone che in qualche modo sono bistrattate. Grazie Giodi Sarno.